Come tutti i musei italiani, anche la Pinacoteca Nazionale di Cagliari partecipa alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante come museo archeologico nazionale, l'unico museo autonomo della Sardegna che dal 2020 è sotto la direzione del dottor Francesco Muscolino all'interno del Ministero della Cultura. Il contesto è quello delle celebrazioni dei grandi personaggi che il Ministero ha promosso a partire dal 2019, 2020, 2021. E parliamo delle celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo nel 2019, nel 2020 Raffaello Sanzio e quest'anno Dante Alighieri 2021. L'idea progettuale di questa manifestazione ha avuto inizio nel 2017, quando il Ministero, che allora era Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha inviato una lettera a tutti i musei nazionali invitandoli a partecipare a queste celebrazioni. Si trattava quindi di trovare all'interno del proprio museo, e quindi in particolare la Pinacoteca Nazionale di Cagliari, un'opera d'arte, un documento che potessero riportare la Sardegna a Dante. In quel periodo la Pinacoteca Nazionale faceva parte del Polo Museale della Sardegna, diretto dalla dottoressa Giovanna Damiani, che immediatamente abbracciò l'idea e fu davvero entusiasta di partecipare a questa manifestazione. Si trattava infatti di partecipare in contemporanea, nel 2021, a una serie di manifestazioni in contemporanea a tutti i musei nazionali. Si trattava di valorizzare il proprio patrimonio e si trattava anche di evidenziare nuovamente o riosservare, diciamo, il ruolo della Sardegna all'interno del Mediterraneo. Quindi, diciamo, una manifestazione abbastanza appetibile. Venne immediatamente identificato come oggetto per la partecipazione, come opera d'arte, come documento, venne identificata la lapide funeraria di Lapo Saltarelli. Una lapide sicuramente molto particolare per la sua forma, diciamo anche unica nella sua forma come lapide funeraria, una forma parallelepipeda, lunga e stretta, che ci fa subito pensare all'utilizzo che questa lapide aveva nel luogo d'origine, la chiesa di San Francesco di Stampace a Cagliari, dove la lapide formava la soglia dell'ingresso, quello prospiciente l'attuale Corso Vittorio Emanuele. La lapide presenta uno stema e presenta una iscrizione. Hoc est sepulcrum domini viri Lapis Saltarelli, doctoris legum de Florentia, induti in morte abitu fratrum. Ma chi era Lapo Saltarelli? Lapo Saltarelli, fiorentino, come riporta la lapide, in giovane età è stato amico di Dante. Li ha uniti la passione per la poesia. Poi lui scelse la strada della politica, divenne un giurista, un uomo che i suoi contemporanei giudicarono abbastanza spregiudicato e corrotto. Ambedue guelfi, ambedue amanti e propulsori della libertà della loro città, Firenze, dal papato. Lapo venne condannato a morte nel 1302, però la sua pena venne commutata in esilio e questo esilio lo trascorse a Cagliari, presso la chiesa di San Francesco di Stampace, dove morì dopo circa 20 anni di esilio. La chiesa, così come la conobbe Lapo, era una chiesa ancora nelle sue forme originarie, una chiesa a croce latina, a navata unica, officiata da frati toscani. Un periodo molto particolare, perché con questi frati
L'APO condivise la crescita del quartiere, del borgo di Stampace, fuori dalle mura, e condivise con questi frati anche la preoccupazione, anzi la paura, per l'arrivo della corona dei catalano-aragonesi. Infatti dal 1297 già su carta la Sardegna era passata a Giacomo II, ma questo nella realtà avverrà soltanto dopo la morte di Lapo Saltarelli. Fu attraverso la figura di Lapo Saltarelli, attraverso la lapide funeraria, che si decise di partecipare alla manifestazione. Manifestazione che voleva analizzare, anzi che vuole analizzare, la storia della Sardegna in quel periodo, che vuole rivedere la Sardegna all'interno del Mediterraneo, che vuole vedere i traffici all'interno del Mediterraneo, i traffici commerciali delle repubbliche pisane, e che vuole anche vedere la nascita, la crescita della importanza della corona d'Aragona. E stiamo parlando del periodo tra il 200 ed il 300, e la Sardegna era giudicale, era pisana, era genovese, era comunque una terraferma all'interno dei traffici commerciali delle repubbliche marinare, era un luogo ambito, un luogo conteso, un luogo dove si faceva politica anche attraverso le politiche matrimoniali, un luogo in cui tantissime testimonianze architettoniche e artistiche ancora oggi raccontano di una storia che è veramente bella e veramente importante per il Mediterraneo. D'altra parte, la stessa chiesa di San Francesco di Stampace, da cui proviene la lapide di Lapo Saltarelli, è uno di questi centri importanti. Lapo condivise nel suo esilio in Sardegna la sua vita, non come esiliato, però in contemporanea, con tutta un'altra serie di altri personaggi che sono di dantesca memoria. E parliamo di Michele Zanche, frate Gomita, che Dante mise nell'inferno come barattieri. E parliamo anche di Ugolino della Gherardesca, che è entrato nell'immaginario leggendario per tutte le sue vicissitudini. Era il proprietario del castello dell'Acqua Fredda di Siliqua. Quindi un insieme di personaggi, un insieme di famiglie, come le famiglie dei Lanfranchi e la famiglia anche, e lo stesso Nino Visconti ci riporta a Dante. Nino Visconti, che è stato l'ultimo giudice del giudicato di Gallura, è anche il nipote del conte Ugolino. Quindi, come vediamo, stiamo sempre più intrecciando un insieme di avvenimenti che rendono la Sardegna vicina a Dante e la Sardegna al centro di vicissitudini che sono chiaramente di portata europea. E non possiamo ignorare neppure un altro personaggio che Dante e la Sardegna condivisero, e cioè parlo di Bonifacio VIII. Dante, già prima che il Papa morisse, lo destinò all'inferno come simoniaco. Nonostante i problemi tra Dante e Bonifacio fossero legati al grande amore che Dante aveva per la libertà della sua Firenze, un amore che lo portava a vederla libera sia dal potere temporale che dal potere papale. In questo frattempo, Bonifacio VIII, e siamo nel 1297, forma il Regnum Sardinie et Corsice, affidando quindi queste due isole a Giacomo II d'Aragona e affidandole tra l'altro con licenza invadendi, cioè Giacomo II poteva invaderle con l'aiuto pure del papato. Ecco, con questa formazione del Regnum, Papa Bonifacio VIII cambia la storia della Sardegna per secoli, ma nell'immediato costringe l'isola a trovare nuovi accordi, a trovare nuove
nuove forme, diciamo, di vita anche commerciale, politica, nuovi equilibri. Soprattutto allontana Genova e Pisa dalla Sardegna e taglia anche tantissimo la loro importanza all'interno del Mar Mediterraneo. Per Cagliari questo atto di Bonifacio VIII ha ancora un'altra valenza, e cioè anche una valenza importante per noi contemporanei, perché lo skyline di Cagliari, quello che noi riconosciamo come la nostra città, e cioè le due torri dell'Elefante e di San Pancrazio, sono state costruite in fretta e in furia dai pisani per una inutile quanto possente difesa dalla corona d'Aragona. Ecco, diciamo che questo è in breve uno spaccato storico della Sardegna in quel periodo e i personaggi che l'hanno popolata. E intorno a questo noi abbiamo costruito questo progetto per celebrare Dante e la Sardegna. E con l'organizzazione di una mostra e di un convegno. Il progetto naturalmente ha richiesto una serie di reti per l'organizzazione anche con degli studiosi, non soltanto sardi, e naturalmente ha anche attraversato un periodo storico importante per il nostro ministero, perché ha avuto inizio con il Polo Museale della Sardegna e adesso si sta realizzando all'interno del Museo Autonomo, del Museo Archeologico Nazionale, Museo Autonomo della Sardegna. E mettiamoci anche il Covid, che naturalmente ha un po' rallentato, un po' modificato, diciamo, la nostra idea iniziale. Basta pensare che il convegno che noi si pensava di fare in presenza, in realtà adesso viene registrato. Però tutto questo non ha assolutamente cancellato l'entusiasmo, diciamo, e soprattutto la voglia di metterci in gioco per raccontare di nuovo la storia della Sardegna. La sede della mostra è lo spazio San Pancrazio, all'interno della Cittadella di Musei, che da anni è la sede dell'Apidarium della Pinacoteca Nazionale di Cagliari. È uno spazio molto suggestivo, uno spazio che è nato per la difesa nel XV secolo e che poi è stato legato al sistema carcerario di San Pancrazio. E vi sono già tantissimi documenti che ci riportano ai più grandi edifici medievali di Cagliari in particolare. Ci sono diversi documenti, epigrafi e diversi elementi architettonici che provengono anche dalla chiesa di San Francesco di Stampace. Alcuni altri invece vengono dalle mura antiche della città, come per esempio alle mie spalle vedete gli stemmi dei castellani pisani. La mostra poi continua all'interno della Pinacoteca Nazionale, dove, sempre nella Cittadella di Musei, dove è possibile vedere le due tavole del Giudizio Universale. Sono due tavole attribuite al Maestro di Olzai, opera del XV secolo, e sono importanti perché ci fanno vedere nelle loro raffigurazioni quanto fosse importante per l'uomo del Medioevo raffigurare l'aldilà, immaginarlo, raffigurarlo, e d'altra parte ci fa anche capire che queste immagini influenzassero tantissimo il cristiano del Medioevo. Quindi questo è quello che noi abbiamo voluto raccontare in questa occasione di questi 700 anni. Abbiamo voluto anche in un certo senso dare un nuovo inizio oltre i limiti imposti dal Covid, perché crediamo che l'arte, anche l'arte forse è un virus, però è un virus dal quale è meglio farsi contagiare.